Ciao a tutti, sono Matteo Cremona e sono un disegnatore di fumetti. Faccio questo lavoro da qualche anno ormai. Attualmente sono in forze alla casa editrice Sergio Bonelli Editore e lavoro nella testata Orfani Ringo. È il terzo volume che disegno per questo editore. Ho iniziato con una storia che si chiama Mexican Standoff, che è uscita per la collana Le Storie. Ho fatto un numero della prima stagione di Orfani, il numero 9, ed ora appunto sto lavorando sulla seconda stagione di Orfani, che si intitola Ringo. Il numero è ancora in lavorazione, uscirà fra qualche mese e sarà il numero 9. Ho iniziato a fare questo lavoro perché mi sono sempre interessato di fumetti, ho sempre disegnato fin da quando ero bimbo, merito di mia madre che mi teneva, mi faceva fare, mi faceva produrre, e il fumetto è diventato l'ideale espressione di questo desiderio di disegno, ecco, di esprimermi attraverso il disegno. Ho trovato nel fumetto il veicolo perfetto per raccontare quello che mi piaceva e mi divertiva. Mi piace disegnare in quanto forma di espressione. Mi piace divertirmi mentre disegno e il modo migliore è nelle storie molto più dinamiche, d'azione, ho un segno molto espressivo, quindi che trova spazio nelle avventure molto più ricche di energia, diciamo. Orfani è stato un'ottima palestra anche per questo stile, quindi diciamo che la fantascienza, il fantastico, l'avventuroso in generale resta il genere migliore per esprimermi. Per quanto riguarda il fumetto che apprezzo e leggo, diciamo che per deformazione professionale tendo a farmi influenzare molto dallo stile del disegnatore. Quindi prediligo da disegnatore una storia che mi affascina al primo impatto. Anche lì mi piacciono le storie di fantascienza, leggo tanto Bonelli, leggo tanto americano, sono cresciuto col fumetto Marvel, quindi gli supereroi, X-Men, i mutanti, Wolverine restano i miei preferiti. Sono molto appassionato di Hellboy, mi piace anche molto Mignola come segno, quindi apprezzo sia l'argomento che il disegnatore. Non ho aspettative, non ho desideri particolari per il futuro se non appunto fare delle storie molto appaganti dal punto di vista del divertimento e dell'espressione. Mi trovo molto bene in Bonelli, quindi mi piacerebbe restare in questa casa editrice, magari tentare anche vie giusto per sperimentare il segno con soggetti un po' più difficili dal punto di vista storico, come possono essere Dylan Dog o anche Tex volendo, ma tendenzialmente mi trovo bene nell'argomento Orfani, ecco. Quindi, fin tanto che questa serie continuerà a produrre stagioni, mi piacerebbe restarci. Per quanto riguarda il personaggio e le storie che raccontano di personaggi e di team di personaggi anche, prediligo l'eroe solitario, tendenzialmente perché mi piace molto raccontare la personalità forte che quindi diventa appunto catalizzatrice di avventure e di storie. Sono cresciuto col cinema degli anni 80, fine 80, con personaggi fortemente caratterizzati come Rambo, Rocky, John McClane, quindi quel tipo di caratteristica mi affascina molto di più. Ho fatto una serie di quattro numeri che si chiama David Murphy 911, che parla di questo personaggio che è sfortunato perché è appunto catalizzatore di disastri e disavventure. Questo tipo di
di storia, di narrazione, è quella su cui mi trovo più affine, quella che mi diverte di più. Per quanto riguarda la crescita invece del personaggio, Breaking Bad è un buon esempio del percorso che per mio gusto trovo più interessante, in particolare per la caduta che ha il personaggio in questa serie, ma anche per le sfaccettature e la ricerca che si può fare sulle caratteristiche emotive, diciamo. Quindi non solo l'azione, ma la crescita, lo sviluppo emotivo, ecco.